Cari amici, buongiorno. Oggi è mercoledì 2 gennaio e per moltissimi di voi questo giorno coincide con il rientro al lavoro dopo le feste di fine anno. Beh, coraggio allora. Oggi voglio ricordare, perché è importante, un campione, anzi il campionissimo del ciclismo italiano, Fausto Coppi, nel 53° anniversario della sua scomparsa. Coppi infatti morì a 41 anni, proprio il 2 gennaio 1960. Soprannominato l'Airone, fu il corridore più vincente e famoso dell'epoca d'oro del ciclismo italiano. Vinse 5 volte il Giro d'Italia e 2 volte il Tour de France e fu protagonista nell'immediato dopoguerra della leggendaria rivalità con Gino Bartali, che all'epoca divise letteralmente in due il paese. Per chi ha ancora qualche giorno di riposo, vi proponiamo una passeggiata oggi a Castiglione d'Asti, dove si svolge la tradizionale fagiolata di San Defendente. Tutta la cittadina piemontese è coinvolta in una singolare, come dire, questua di fagioli. Al termine del raccolto i legumi vengono cotti in piazza e distribuiti a tutti i presenti in un clima, credetemi, gioioso, sospeso tra il presente e la magia del passato. Oggi di nuovo negozi aperti, allora buona colazione a tutti, ci vediamo più tardi per qualche consiglio sulla spesa.